Gentili amici Granata, siamo qui a parlare di una figura mitica del Grande Torino e di una signora splendida, leggiadra, leggera, che è la figlia di questa grande figura. Parliamo di Susanna Egri Erbestein, la figlia del direttore tecnico del Torino. Una donna che ha scelto una carriera meravigliosa di ballerina, di coreografa e ha danzato sulle corde, sulla musica, sull'arte, con un pizzico di toro nel cuore. Susanna Egri. Ecco, innanzitutto partiamo dal primo affresco. Lei è magiara, mi parli della sua storia, del cognome Erbestein. Dunque, il cognome, che è una cosa che non riesco a far capire, perché qui in Italia sembra strano che uno cambi il nome, mentre in Ungheria è una consuetudine molto molto diffusa, cioè tutti quelli che si sentono ungheresi e hanno avuto magari per generazioni dei cognomi tedeschi per via dell'impero austro-ungarico, preferiscono cambiare, magiarizzare il proprio nome. Ed è esattamente questo che ha fatto mio padre quando è tornato a stare in Ungheria un po' stabilmente, perché prima è sempre vissuto all'estero e prevalentemente in Italia, ha voluto magiarizzare il suo cognome dall'originale Erbstein, che tra l'altro è molto bello perché vuol dire pietra dell'eredità. L'ha voluto magiarizzare in Egri, che è un nome prettamente ungherese, ma che sembra italiano, non per caso, perché era nel suo animo l'intenzione di tornare al più presto in Italia. Ecco, questa pietra dell'eredità, che cosa le ha lasciato realmente? Ma io trovo che la mia più grande fortuna è stata quella di avere i genitori che ho avuto. Anche mia mamma è stata una persona straordinaria, eccezionale, e mio padre è proprio il faro che ha illuminato la mia vita. Purtroppo se n'è andato troppo presto, ma lui era una persona talmente luminosa che al solo vederlo si allargava il cuore. Era una persona con degli ideali etici talmente elevati che non erano frutto di ammaestramenti, di cose dette o di consigli dati, ma era l'esempio. Cioè io a vedere come lui si comportava, come lui si muoveva nella vita, come lui trattava le persone, l'approccio che aveva anche con le persone più semplici, cioè lui aveva un'immensa cultura, ma non era paludato, non lo faceva mai pesare alle persone, magari anche un po' ignoranti, però umanamente apprezzabili. Quindi io ho capito questo, ho capito il rispetto per la gente, ho capito che cosa vuol dire essere generosi, essere leali, e essere diritti, essere giusti. Ecco, questo è un grande dono e anche un fardello, perché nel mondo in cui viviamo non sono tanto premiati i diritti e i giusti, ma comunque questo è ciò che è un orientamento di vita che io ho appreso da lui e che continuo ad applicare nella mia vita e che cerco anche di trasmettere ai miei allievi. Ecco, un'altra cosa importante, la sua carriera, ecco, la danza, la voglia di dipingere la danza, quindi essere coreografa. Quali sono state le sue emozioni della sua vita? Ma ne ho avute tantissime. Tutte le volte che qualche cosa che io creo in un tipo di arte che è effimera come la danza, che nel momento stesso in cui si esegue è già svanita, ma ciò che si riesce a trasmettere al pubblico è una cosa straordinaria, perché la risposta del pubblico è quello che dà emozione. Alcune delle mie più grandi emozioni le ho avute in Cina, per esempio, dove mi chiamavano il Marco Polo della danza, perché sono stata la prima coreografa italiana che ha lavorato con una compagnia cinese, creando per loro una coreografia.
Questa riconoscenza che io vedevo intorno a me da parte dei ballerini stessi, dei loro maestri, del pubblico, degli estimatori, mi fermavano per strada per ringraziarmi di aver portato in Cina la mia arte. Queste sono cose meravigliose che continuano, intanto le sentivo io stessa quando danzavo, ho avuto la fortuna di danzare in alcuni grandi teatri del mondo, ma la stessa emozione la provo con l'affermarsi dei miei allievi. Per esempio, la prima volta che una mia coreografia da un mio allievo è stata eseguita al Bolshoi di Mosca con un entusiasmo straordinario. Ecco, questi sono i grandi momenti della vita. Ecco, anche ovviamente un incontro di calcio può essere paragonato a una